Vorrei essere libero, libero come un uomo. Insegno storia da 20 anni. Il Risorgimento mi interessa da sempre. Sono un ricercatore. Sogno un mondo libero dal petrolio. Con i miei studenti condivido la passione per la musica. All'esame di diritto costituzionale chiedo sempre dell'articolo 34. Ci lasciamo alle spalle anni difficili. La nostra libertà ha subito attacchi quotidiani. Hanno mortificato la nostra professionalità. Tagli sistematici ai fondi. Una burocrazia soffocante che sottrae tempo ed energie. I nostri diritti, sempre fatti passare per favori, concessi dall'alto. La bocciatura usata come una falce, nessuna lotta alla dispersione, all'abbandono scolastico. Ci siamo battuti. Sempre. Anche quando era difficile trovare un senso, quando la meta sembrava lontana. Irraggiungibile. Sapevamo che la nostra lotta era giusta, sapevamo di lottare per i nostri diritti. Per i diritti di tutte le persone che rappresentavamo. E non ci siamo arresi. Noi sappiamo quanto il nostro ruolo sia importante. Centinaia di persone sentono nella nostra voce la loro per provare davvero a cambiare le cose. Il 5, il 6 e 7 marzo saremo tutti chiamati a scegliere i nostri rappresentanti. Qualunque sia il nostro ruolo, maestri, docenti, artisti, professori, amministratori, tecnici. Partecipare al voto significa avere voglia di decidere del nostro futuro. Per conquistare sempre più spazi di contrattazione, per migliorare l'organizzazione del lavoro. Per pretendere più trasparenza nelle scelte, per un utilizzo più efficace delle risorse. Il giorno dopo saremo sempre noi. Diversi. Uguali. Con la stessa volontà di cambiare le cose in meglio. Con la stessa determinazione a farci ascoltare. Con la voglia di contare. Partecipare. Rappresentare. Ricominciare.